Siamo qui all'Aquila con Don Luigi Epicoco, direttore della residenza universitaria San Carlo Borromeo. Don Luigi, qual è la storia di questa residenza e qual è il valore oggi per la città e per la comunità dell'Aquila? Beh, il 6 aprile del 2009 alle 3:32 la città è stata ferita da un terremoto che ha fatto 310 vittime, tra queste 310 vittime 54 erano studenti universitari. E questi studenti universitari vivevano nel centro storico, ma soprattutto nella Casa dello Studente. Col crollo della Casa dello Studente e la perdita quasi totale del centro storico, questa popolazione di 30.000 giovani che abitava la città si è trovata completamente senza nessun punto di riferimento. Così si è pensato all'indomani del terremoto di allestire uno spazio, un luogo, un ambiente dove poter radunare di nuovo questi universitari, dare un segno, un piccolo alloggio e allo stesso tempo degli spazi di studio per recuperare questa quotidianità. La residenza universitaria San Carlo Borromeo, che è stato un dono della Regione Lombardia, a cui ha contribuito in maniera sostanziale anche l'Avis, è questo spazio all'interno del quale cerchiamo di recuperare la quotidianità in un territorio ferito. In questi 3 anni e mezzo di vita di questa casa tanta gente è passata, che ha vissuto qui, e contiamo circa un 20.000 ingressi di giovani che ogni giorno poi sono venuti qui a studiare e hanno ricreato un po' una piccola isola di confronto, di dialogo, anche di scambio, perché la residenza universitaria è esattamente un luogo di incontro anche delle diversità, ragazzi stranieri, ragazzi italiani, ragazzi credenti, ragazzi non credenti, un luogo di cultura, di scambio e di crescita. Grazie all'Avis non soltanto abbiamo potuto comprare tutto quello che c'era bisogno a livello anche di arredi all'interno della casa, ma abbiamo potuto allestire anche la zona sportiva, il campo di calcio, il campo di pallavolo coperto, che diventa parallelamente a quella dello studio l'attività ludica che può aiutare anche i ragazzi a vivere anche serenamente questo momento di vita qui nella città dell'Aquila e anche a poter condividere questo spazio di gioia e di condivisione del gioco. Possiamo ringraziare tutte le persone che anche soltanto con un piccolo gesto, anche soltanto con un centesimo, con un euro, hanno contribuito attraverso l'Avis alla realizzazione di questo grande progetto, la residenza universitaria, perché ad oggi, a distanza di qualche anno da quel terremoto, questo rimane ancora un avamposto della speranza, rimane un piccolo laboratorio attraverso cui stiamo cercando di recuperare quello che il terremoto ci ha tolto in 30 secondi.